una predisposizione di uno stabile, di un qualcosa per poi, visto che purtroppo saranno sempre di più i richiedenti asilo e i richiedenti persone che richiedono appunto soccorso, eccetera. Forse non è da pensare che si poteva pensare un po' meglio su questi soldi rimasti da alcuni anni, se ho capito bene dal 2012, i 170.000 euro per gli sfalci, si poteva forse fare un progetto, un'iniziativa anche per coinvolgere le associazioni, cioè anche il volontariato, in qualche modo intraprendere qualche progetto a riguardo. Grazie. Ma su questo, lasciami sposto io, su questa richiesta del consigliere Leonelli, volevo solo precisare che questa è una posta che deriva da uno sconto che fece sul contratto di servizio dell'Unione nell'annualità 2012-2013, dove a fronte di un'intesa riconobbe rispetto a quello che era l'ammontare del piano economico finanziario uno sconto che appunto portava ad una cifra che il ragionier Chini mi suggeriva pari a 116.000 euro circa. Questo era un fondo che aveva un nome, progetto cosiddetto tipo sfalci e potature, qualcosa del genere, perché era un'idea che si voleva sviluppare, ma probabilmente lo si farà a breve o comunque lo si farà nell'ambito dell'Unione, di cercare di capire una via alternativa di utilizzo delle ramaglie di questi rifiuti. Il progetto ha avuto una fase di primo approfondimento per verificare la fattibilità dal punto di vista normativo, poi a un certo punto è calata un po' l'attenzione rispetto a questo tema. Sono soldi che sono in disponibilità dell'Unione, penso che piuttosto che farne una ripartizione per quote parte nei singoli comuni, che sarebbero delle cifre veramente modeste, valga la pena riprendere quel progetto e guardare anche alla luce della normativa la fattibilità dell'utilizzo per questo tipo di progetto. Quindi sono risorse che sono disponibili e che ci dobbiamo presto apprestare a spendere. Prego, Franceschini. Sì, sulla questione invece dei 46.000 euro che abbiamo accantonato e che sono proventi che abbiamo percepito dalla prefettura, non sono stati spesi in spese dirette nell'immediato per il sostentamento delle persone che sono state accolte, però c'è un tema, e cioè che può anche accadere che si debba rendicontare, quindi può anche darsi che questa somma non rimanga effettivamente nelle disponibilità dell'Unione, quindi prudenza vuole appunto prevedere un accantonamento di questo importo denominato appunto somma proveniente dalla prefettura per questa ragione, e quindi prima di spenderla o di impegnarla in altro modo liberamente, credo prudentemente, sentiti anche i responsabili dei singoli servizi, sia stata assunta questa decisione. Altri interventi? Prego, Minozzi. Senza ovviamente vorrei essere capito, quindi l'avanzo di bilancio, e quindi io mi associo al sindaco per la struttura che bene o male è riuscita a tenere in equilibrio questo bilancio.
Non è vero che lo zero è qualcosa, perché sindaco, 398 più il fondo crediti inesigibili portato al 100% quando era possibile fare i 36 fanno una cifra diversa, ma senza polemica. Assolutamente. Quello che invece mi interessa, e mi interessa molto, è quello che l'assessore, il sindaco al bilancio ha appena detto, quello di cominciare a parlare del bilancio 2017. È una cosa che io ho detto più volte, mi interessa particolarmente perché penso ci siano spazi, pur mantenendo i servizi al livello che sono, di trovare soluzioni che ci permettono di avere ulteriori spazi per investimenti che saranno necessari nel futuro. Sul discorso del fondo sfalcio e quant'altro, non lo so, lì si può fare un progetto, si può fare quel che volete, ma se dobbiamo fare un progetto, tanto per fare un progetto, perché probabilmente l'utilizzo degli sfalci, di tutta questa roba qui, alcuni anni fa aveva un senso quando c'era il bruciatore che sembrava dovesse funzionare, oltre che a gas, quello del CPL, qualche problema c'è, eccetera, poi non sarà così. Quindi se dobbiamo fare un progetto per fare un progetto, pensiamoci. Io preferisco cominciare a fare una cosa, a differenza di quello che ha detto il sindaco, ridiamole ai comuni, ridiamo quella parte lì, mentre l'avanzo di bilancio 198.000 euro vanno tenuti, perché può sempre succedere qualcosa, quindi darli ai comuni per richiederlo non sarebbe una grossa cosa, diciamo così. Quell'altro, se esiste effettivamente un progetto, perché voi sapete che ERA raccoglie gli sfalci, che c'è un'altra società, Vignola, che raccoglie gli sfalci, li utilizza e quant'altro, quindi esiste già un metodo per riciclare questo bene, insomma, chiamiamolo così. Quindi se dobbiamo fare un qualcosa di ripetitivo, io preferisco che vengano dati ai comuni, o che, se possibile tecnicamente, questo non lo so, fare sì che in tutti i comuni l'Unione intervenga una tanto per risolvere alcuni problemi del verde. Però questa è proprio una cosa buttata lì senza nessun senso, perché non so neanche se è possibile. Ripeto, la chiusura di questo bilancio è ancora una volta inattivo. È vero che si sapeva fin dall'inizio o a metà quello che sarebbe successo. Penso che sia una cosa importante, diamo merito a chi ha gestito questa cosa e vediamo di migliorare, se possibile, io ritengo di sì, il prossimo bilancio e la struttura del prossimo bilancio. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, Carmine Ventre. Io volevo solo dire qualcosa su quei soldi destinati al progetto sfalcio e prodattura. Chiedo ai sindaci di fare un po' di chiarezza su questa cosa, perché da quello che so io questo progetto è un progetto per valorizzare sfalcio e potatura, cioè quello che la legge in questi anni non è permesso, quindi è stato un attimo accantonato, se non ricordo male, perché la legge diceva qualunque, cioè tutto va nel circuito rifiuti e non si può staccare niente, mentre quel progetto lì prevedeva che queste cose venivano rivalorizzate in modo diverso e quindi diventava qualcosa attiva, cioè quindi serve un investimento iniziale ma porta dei gran soldi indietro ai comuni, se si riesce a applicare questo progetto. Questo progetto è abbastanza vecchio ormai, che è partito addirittura nel 2009, se non ricordo male, lo studio a Castelnuovo, e poi pian piano credo che sia stato portato in Unione insieme a Vignola e via via.
Quindi volevo chiarire se era questa cosa qua, io credo che non vada destinata ad altri progetti, ma vada tenuto per quello lì, visto che immagino che dopo il momento degli appalti questa cosa si possa fare separatamente. Quindi cioè, facciamo un attimo chiarezza e rimarchiamo questa cosa perché ha un'importanza notevole. Grazie. Tutti in agricoltura. Altri interventi? Non raccolgo più, sfaccelo tutto lì. La lasciano nel campo. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'approvazione. Punto 2, approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2015. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2 astenuti, Gianaroli e Leonelli. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Sempre 2 astenuti, Leonelli e Giannaroli. Passiamo al punto 3, ERA SPA, approvazione proposte di modifica allo statuto sociale. Do la parola al sindaco Caroli. Allora, l'oggetto si può rapidamente riassumere in questi termini. Attualmente lo statuto di ERA non prevede in maniera esplicita lo svolgimento di attività di gestione e fornitura di servizi energetici, cioè sostanzialmente le società che fanno studi, consulenze, gestioni per il risparmio energetico, quindi non figura nell'oggetto sociale. E però questa attività è necessaria che venga esplicitata ai fini dell'ottenimento della certificazione prevista da norme UNICEI 11352. E quindi era necessità di andare a legittimare questa sua attività attraverso l'acquisizione di questa certificazione. È un'attività che era evidentemente svolge correntemente, perché appunto è la catena dallo studio alla gestione energetica di certi impianti, e quindi è comunque un'attività che già svolge, ma per fare questo l'ottenimento della certificazione è richiesta dalla normativa nazionale che è entrata in vigore nel 2016, e quindi è fatto obbligo alle imprese che dal luglio 2016 intendono svolgere attività di ESCO, quindi attività di consulenza energetica, devono avere questo certificato. Di conseguenza deve essere evidentemente prevista questa attività nell'oggetto sociale. Quindi la modifica all'articolo 4 in vari punti, che sostanzialmente, oltre a tutte quelle che sono le attività di gestione, installazione di impianti, eccetera, vi è anche la definizione di gestione e o fornitura di servizi energetici integrati, che appunto i servizi energetici integrati sono quelli che prevedono lo sviluppo e la realizzazione di progetti, interventi ed impianti rivolti al miglioramento dell'efficienza energetica. Quindi questa è quella che viene chiesta, è l'approvazione della modifica dello statuto di ERA. La ragione per la quale ci incontriamo questa sera a parlare di questo argomento è per il fatto che questa modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ERA nell'assemblea straordinaria fissata per domani. Quindi oggi è la data utile per prendere questa decisione. Prego, Smeraldi Mauro. Sì, volevo dare qualche informazione in più ai consiglieri, perché non so se tutti hanno ricevuto la documentazione che è arrivata da ERA. Cerco di essere il più obiettivo possibile, anche se su questo argomento mi sento molto partigiano, nel senso gramsciano del termine, cioè di prendere parte per qualcuno. In questo caso vorrei prendere parte da parte dei cittadini. Dunque, come diceva il sindaco Caroli, domani c'è l'assemblea di ERA che prevede una parte ordinaria e una parte straordinaria. Stasera noi siamo chiamati a deliberare sulla parte straordinaria, che è una modifica dell'articolo 4 dello statuto, come diceva
Caroli, che in sostanza prevede un ampliamento dell'oggetto per consentire queste attività a ERA che non erano consentite. Nella parte ordinaria dell'assemblea che ci sarà domani è previsto l'approvazione del bilancio di esercizio e le delibere relative alla ripartizione dell'utile e anche alle remunerazioni dei dirigenti. Ora, come voi sapete, l'anno scorso è stato stipulato tra i soci pubblici di ERA un contratto di sindacato anche dall'Unione Terra di, sottoscritto anche dall'Unione Terra di Castelli, perché la maggioranza, così, la maggioranza dei votanti così decise, e in questo patto di sindacato è previsto che gli enti sottoscrittori, quindi anche noi, si obbligano a conformare il proprio voto nelle assemblee di ERA alle deliberazioni assunte dall'assemblea del sindacato. L'assemblea del sindacato in qualche modo è vincolante per il voto da esprimere poi nell'assemblea di ERA. Il giorno 18 aprile si è svolta questa assemblea di sindacato, alla quale erano presenti solo il Comune di Modena, il Comune di Castelfranco Emilia e il Comune di Campo Gagliano. Vi ricordo, perché è bene non dimenticarlo, che sono assemblee inutili queste, nel senso che il Comune di Modena possiede 73,7623 persone.